Salve a tutti ragazzi, sono sempre Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera della... Oh, ho sbagliato, mannaggia, mort. Sono sempre Mezzo, benvenuti in questo nuovo video della carriera giocatore con il nostro Menzolino Altuente. Allora, nello scorso episodio, ragazzi, avevamo spaccato i culi, stiamo diventando dei fenomeni. E ho sbloccato anche le cavigliere, quindi adesso sono molto più bello esteticamente. E quindi, di conseguenza, anche... un fenomeno, perché è così. Se tu sei bello esteticamente, sei anche fortissimo. Comunque ragazzi, diciamo che la stagione non sta andando benissimo, perché ho iniziato solo nello scorso episodio a segnare qualche gol e noi come squadra siamo undicesimi. Però oggi, secondo me, riusciremo ad arrivare, non dico quasi alla fine della stagione, ma io posso richiedere il trasferimento, così a caso. Non lo so, secondo me no, secondo me non posso chiedere il trasferimento. In ogni caso, direi che possiamo andare a giocare, ragazzi, senza troppi fronzoli, perché mi hanno inserito nella formazione... contro il NEC, NEC, e noi dobbiamo andare a vincere, ragazzi, assolutamente. Quindi andiamo. Sì, mettere in mezzo per bene! Oddio, se faccio anche gol di testa... No, ma mi sono infortunato, ragazzi. Cioè, sono una pippa clamorosa, veramente. Dopo 3 minuti sono già mezzo mo... No, ragazzi, è clamorosa sta cosa. Ma forse rientro, sì. Perché mi sto muovendo là in basso, mi sto muovendo. Dai, ce la posso fare, forse. Ok, sono dentro, ragazzi. È ritornato, sono ritornato. Sono ritornato. Passamela qua. Passamela qua che faccio gol. Il tiro di mezzo! Non è vero, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere. Che gol ho fatto. Cioè, appena rientro dall'infortunio della serie, datemi sto cazzo di pallone che ci penso io. Ed è proprio così. Poi con questi cavalieri qui. Mamma mia. Che gol. Che gol. Dai, sostituiscimi adesso. Grande Mokujito, grande. E come dico sempre io, adesso ci segnano, almeno è pareggio. Ok, voglio provare a fare un assist. Ok, no. Guardate che bella assist che mi ha fatto Ziyech. Attenzione, mi danno la palla e il tiro! Che parata qua di Jones! Sono uscito! Mi ha fatto uscire. Guarda che se andiamo a perdere, guarda. E poi mi arriva l'obiettivo partite completate 12. Giusto, mi sembra giusto. Abbiamo vinto. E siamo noni in classifica. Dai che forse ci riprendiamo. 3 settimane di stop, distorsione al ginocchio, molto bene. In questo momento in cui serviva, porca puttana, serviva fare qualche vittoria consecutiva... Finita 2-1 perché al 77esimo ha segnato Hasselbaink, però ottima vittoria contro gli Excelsior. Sono sempre infortunato, quindi andiamo a simulare la partita contro lo Zwolle. Dai raga, un gol cazzo! Niente, è finita 1-0, abbiamo perso. Ok, sono pronto, infatti non ho potuto fare neanche gli allenamenti, adesso riandiamo ad allenarci. Il mio overall è salito a 74. Occhio, che allenamenti, qua stiamo quasi per arrivare pure al 75. Ok, neanche contro il Cambur sono stato inserito in formazione. Sono tornato disponibile, ma non mi inserisce in campo. E vinciamo 3-1. Gol di Ziyech, doppietta di Ed per il Twente. Offerta di trasferimento? Oggi ho ricevuto e accettato un'offerta per te da parte della formazione Bayer. Scusate ragazzi, però... La dirigenza della squadra Bayer 04 vorrebbe contare sulle sue prestazioni... E lo offro uno stipendio di 30.000 a settimana. Speriamo che accetterai questa offerta e contribuirai ai futuri successi della squadra. Lasciato tutta la vita, ragazzi, al Bayer Leverkusen. Cioè, questa è la svolta della mia carriera. Menzo è l'ultimo e più promettente acquisto della formazione Bayer 04 di quest'anno. Con tutti sono 18... No, ragazzi, guardate quanto sono fico! Non ci posso credere. Non ci posso credere, veramente. Sto registrando? Sto registrando, alla grande. Sono sconvolto. Sono sconvolto. Benvenuto in squadra. Benvenuto nel nostro club. Spero che ti riesca ad ambientare velocemente e che ti diverta qui da noi. In allegato, nel collegamento in basso, potrai leggere le nostre aspettative per questa stagione. Vediamo un po'. Mi aspetto che tu segni almeno 5 gol nel giro di ritorno, almeno 5 assist e mantenere una percentuale di realizzazione. Va bene, va bene, va bene. Ci possiamo riuscire, ragazzi, sono veramente euforico. Questa è la cosa giusta da dire. Sono veramente euforico. E poi, ragazzi, pensate dove sarei potuto andare se non mi fossi infortunato così tanto. Perché mi sono infortunato in realtà 2 volte. Sono stato fermo parecchie settimane. Sono emozionato, ragazzi. Non vedo l'ora di iniziare il girone di ritorno con il Bayer Leverkusen. Ok, avanziamo. Non ci credo. Siamo contro il Bayern Monaco. Contro il Bayern Monaco. Va bene, va bene. Voglio che segni almeno un gol in queste 4 partite. Mi aspetto una valutazione minima di 6. Va bene, va bene, va bene. Mi ha inserito nella formazione titolare, ragazzi. Mi ha inserito nella formazione titolare contro il Bayern Monaco.
Leno, Hilbert, Jadwai, Toprak, Wendel, Brandt, Kramer, Bender, Çalhanoğlu ed Hernández, ragazzi. Io veramente sono sconvolto. Come Hernández? Io dove gioco, scusa? Volevo andare a vedere anche la classifica, perché siamo quinti a pari merito col Mönchengladbach e a un punto dall'Hoffenheim. Quindi dobbiamo cercare di restare lì. Primo in classifica il Wolfsburg. Siamo a 3 punti dal Bayern Monaco. No, siamo a 3 punti dal Borussia Dortmund, quindi se vincessimo questa partita contro il Bayern Monaco non sarebbe male. Io sono comunque titolare, ce l'andiamo a giocare. Sono scioccato, veramente. Sono scioccato da questa offerta improvvisa. Questa potrebbe essere veramente la svolta della nostra carriera, ragazzi. Bayer Leverkusen contro Bayern Monaco. Io sono titolare. Comprato nel mercato di gennaio. Sono un diciottenne, viene messo così, al fianco del Cicerito Hernández. Con Çalhanoğlu, Brandt, Kramer e Bender alle spalle. Sono scioccato, veramente, non so cosa dire. Cioè, noi potremmo segnare a Manuel Neuer. E c'è anche Pogba, perfetto. Come cazzo facciamo? Non lo so. Mezzo! Oddio, che palla per... Subito! Tira! Tira Kramer! Porca puttana, la parata Neuer! Puttana miseria, potevamo già fare il nostro primo assist. Attenzione, perché rientriamo. Attenzione! Mezzo! Mezzo! Il tiro di mezzo! Gol! 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 Dopo 8 minuti! Dopo 8 minuti, ragazzi! Dopo 8 minuti! Ce la facciamo! Abbiamo segnato a Manuel Neuer! Incredibile! Qua ce andiamo a non so chi fosse, Benatia. Poi spinti da Vidal, ci andiamo di sinistro. C'era anche Martinez, credo fosse. Incredibile! Sì, Martinez e Vidal. Siamo in vantaggio, ragazzi. Io veramente sono scioccato. Cioè, sta capitando tutto in fretta. Attenzione. Attenzione, entro in aria. Il tiro a giro! Neuer! Serve un miracolo di Manuel Neuer. Attenzione, ci salito, me la rimette in mezzo! Vengo steccato, però prende la palla Pogba. Bel cross in mezzo, non riesco a saltare. Cosa cazzo è successo? Attenzione a Neuer. La tiene lì. Poi Benatia, vado un po' in pressing, perché magari sbaglia Benatia, se ne va bene. Cicerito, mettimela dietro, mettimela dietro, madonna mia, troppo, troppo forte questa palla, troppo forte. Oddio, che traversa di Vidal, poi Lewandowski in girata. Attenzione a Menzo, se ne va, dov'è Kisseling? Kisseling, tira! Mamma mia, dove l'ha messa Kisseling? Cioè, dal di lì bisogna farlo quello, eh. T'avevo messo un pallino d'oro. T'avevo messo un pallino d'oro. Ci sono ancora io che me ne vado. Sto morendo però. Sto morendo. Che segata, ragazzi. Segata di Martinez. Questo è rosso perché è ultimo uomo. Che prestazione. Prestazione. Çalhanoğlu, la tua mattonella quella. Buttala dentro. Peccato. E finisce qua, ragazzi. Battiamo il Bayern Monaco 1-0 con un mio gol. Prestazione da 8.2. Migliore in campo. Meglio di così non poteva andare il nostro esordio. Mezzo brilla al debutto con la squadra Bayern 04, ragazzi. Sono stato inserito nella formazione per la partita contro il Darmstadt. Volevo vedere la classifica. Siamo a un punto dal Bayern Monaco. Proviamo il tiro da fuori di Mancino. Non si è inserito nessuno precedentemente, porca miseria, sennò sarebbe stata una bella azione. Mezzo per il Cicciarito. Oh mamma! Bella palla di ritorno! Ma qui Matenia fa una bella parata. Bravo Ciccia. Attenzione Mezzo! Il passaggio per Bender! Ma ragazzi, però dovete farli dal di lì, dovete farli. Attenzione Mezzo! Se ne va Mezzo! Se ne va Mezzo! Entriamo in aria. Mezzo, 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 tira la bongia. Chiuso però, qui avevamo fatto un gran numero. Siamo stati chiusi purtroppo. Mettila in mezzo, c'ha adesso. Segni testa. Male, male questo colpo di testa. Peccato, peccato, peccato. Sì, Cicciarito. Bella palla. Tira, Cruze. Beh, vabbè ragazzi, però. Sì, c'ha. Eccola. Traverso. Ho preso la traversa. Incredibile, incredibile. Gol! Gol! Hernández, che azione, non me l'aspettavo, ragazzi. Non me l'aspettavo. Passiamo in vantaggio al 70esimo, purtroppo non ho sfilato pallone. Guardate qui, Toprak completamente a caso, Bender e poi Cicciarito. Che azione incredibile. Passiamo in vantaggio, meritato.
Attenzione al Darmstadt con Vra... No! Cioè, che gol hanno fatto? Che gol hanno fatto? Questo ha anche il coraggio di esultare. Scandaloso, veramente, scandaloso. Questo si è spostato e l'ha messa in porta. Menzo! La mette in mezzo! Per il Cicciarito, che tira fuori. Finisce così, 1-1. Tre punti veramente buttati all'aria. Tre punti veramente buttati all'aria. Ok ragazzi, direi di fare queste ultime due partite per vedere gli obiettivi finali e adesso andiamo a giocare questa partita contro il Borussia Dortmund. Eccoci qua ragazzi, al World Stadium, Bayer Leverkusen Borussia Dortmund. È una partita importante ragazzi, perché se riusciamo a battere il Borussia Dortmund ci avviciniamo considerevolmente alle prime zone della classifica. Sono contro Royce, contro il mio idolo, incredibile. È certo che se li facciamo entrare in area così, ok, perfetto. Cialanoglu, bella palla per Menzo. Mi giro, il tiro a giro di... Mamma mia, Hummels ho già capito che non ce la faremo mai a superarlo. Eh sì, stavolta Menzo se ne va molto bene. Al palla per il Cicciarito. Buttala dentro! Ma cazzo però! Menzo, il tiro di Menzo! Ci penso io! Ci penso io a far gol! Ci pensa Menzolino, cazzo! Vaffanculo, scusate, però... Porca puttana, decisivo qui per il momento, ancora come con il Bayern Monaco, ma qui che gol che abbiamo fatto! Ce la mettiamo sul destro e c'è un destro micidiale. No, raga, no, raga, non lo accetto, però questo non lo accetto. Questo non lo accetto. Cioè, sinceramente, come posso accettare questa cosa? Come posso accettare questa cosa? Come potrei? Io smetto di giocarci, sinceramente. Perché mi faccio il culo per segnare e guarda sto deficiente. Royce la mette in mezzo, stavolta esce bene Leno, grazie al cielo, no? Perché... Questi non fanno pressing, non fanno niente, lasciano dei buchi... Incredibili. Mkhitaryan la mette in mezzo. Oh, stavolta Leno fa il miracolo. Attenzione, bella palla per Ramos. Vabbè, Leno, te, mi raccomando. Battezzale tutte. Sono stato sostituito, ragazzi. Quindi simuliamo il resto della partita. Sono stato anche migliore in campo. Finita 1-1 e siamo sesti a 40 punti. Siamo stati superati. Però siamo tutti lì in realtà. Vado a fare gli allenamenti, ragazzi. Poi ci salutiamo perché, sinceramente, aver pareggiato questa partita in questo modo mi ha fatto passare la voglia. Cioè, questo è clamorosamente un errore di gioco. Un errore di gioco perché che cazzo ha fatto Leno, vorrei sapere. Che cazzo ha fatto? Va bene ragazzi, questo episodio è stato un episodio chiave, diciamo così, per la mia carriera. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Mi raccomando, tantissimi consigli sotto nei commenti. Volevo vedere un attimo se ci sono un po' di cambiamenti, per esempio anche per gli scarpini. Niente di particolare, ragazzi. Va bene. Come detto, lasciate un piace, un commento, un consiglio. E ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da me, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.